cambia l'ambiente, differenzia con la mente. Informati presso gli uffici comunali o vai su www.raccoltarifiutilecce.it. Enti gestori Ecotecnica, AXA. Paolo La Peruta, innanzitutto grazie per averci ospitato qui, insomma, in questa calda cornice. È un piacere, siete degli amici sia come Web TV che come Alessandra, per cui è davvero un grande piacere. Nei caffè italiani è più facile oggi purtroppo trovare dei ragazzi che sono seduti davanti a degli alcolici piuttosto che invece davanti a dei computer, come invece può funzionare nel resto d'Europa e del mondo? Ma sicuramente c'è un ritardo sia normativo che tecnologico, più normativo che per fortuna si è sbloccato solo ultimamente. E credo ci sarà una corsa a raggiungere gli standard degli altri stati. Spesso accade che qui la Icaro sia frequentata da ragazzi che fanno l'Erasmus e che comunicano in maniera molto economica e anche poi emozionale, perché insomma si vedono, si parlano con i genitori o con i parenti lontani, per cui insomma è un servizio molto richiesto e che quindi sono sicuro prenderà piede anche qui in Italia. Come dicevi tu prima, adesso la burocrazia è sicuramente meno complessa, no? Da quando è stata abolita la schedatura degli utenti prevista dal decreto Pisano. Secondo te, quindi, ci si muoverà adesso nella direzione degli altri paesi? Prima, non a caso, quando dicevamo che siamo ancora molto arretrati, è perché i dati ci dicono questo. In fondo sono poco più di 4.000 i punti Wi-Fi in Italia contro i 28.000 della Gran Bretagna, i 30.000 della Francia e i 75.000 degli USA. Sì, sicuramente è ancora troppo fresca, insomma, questo sblocco, questa norma che ha liberalizzato il Wi-Fi. È una svolta importante per noi, come spesso accade, ci arriviamo in ritardo, ma è impossibile arrestare questo genere di movimenti, queste direzioni che sono così globali, così mondiali, da non poter essere strette da una burocrazia miope che per fortuna, credo, in un modo o nell'altro abbia aperto gli occhi. Quindi è innegabile che il wifi libero sarà una realtà, non solo, secondo me, non arriveremo non ai punti wifi, ma ad avere un wifi libero in tutta la città, coperta da le antenne WiMAX, immagino, o comunque altri punti di connessione libera, come già succede in tante città, alcune italiane ma soprattutto straniere. Si gira per Barcellona essendo sempre costantemente connessi, per cui non credo che noi riusciremo a fare diversamente, magari un po' più all'italiana, quindi più lentamente, ma ce la facciamo sicuro. Wi-Fi significa velocità, mobilità, scambi, conoscenze, informazioni, occasioni, quindi in sostanza anche lavoro. Sì, sicuramente. La comunicazione è diventata immediata e sorprendente. Io non nego che una decina di giorni fa ero al telefono tramite Skype qui con una mia cognata che vive a Filadelfia e nel frattempo ricevevo in tempo reale gli auguri di Natale da un'amica che invece vive in Perù, ed era veramente una sensazione bellissima. Tutto questo a dei prezzi veramente modici. E oltre questo, qualsiasi con i palmari o con i portatili, insomma, sempre più facili anche da ottenere. Pensiamo a quelli nati solo per la navigazione, che non costano più di 200-300 euro, si ha la possibilità di essere connessi, raggiungibili anche lavorativamente in qualsiasi momento. Se questo poi viene usato bene e non si diventa schiavi di questa costante reperibilità, direi che se ne può soltanto godere. Insomma, come spesso succede, e come vengono usate le cose se poi determina l'effettiva, insomma, validità o meno. Secondo te, Paolo, un paese così complicato e anche economicamente impacciato qual è l'Italia oggi, dovrebbe sfruttare questa opportunità?
Io ritorno a dire è che dipende sempre come si utilizza il mezzo. Il mezzo è strabiliante, può essere o una fonte di risparmio o una fonte di invece spesa superflua, nel senso che se si rincorre l'ultimo modello di cellulare piuttosto che di palmare o di computer, senza invece avere il tempo e il modo di sfruttare al meglio le potenzialità che già quello che si ha, ed è tantissimo se pensiamo a pochi anni fa cosa siamo riusciti ad ottenere, cosa riusciamo a fare con un semplice telefonino o con qualcosa di poco più complesso. Ecco, se sfruttiamo le possibilità di quello che abbiamo, allora sicuramente andremo a sia risparmiare che a velocizzare qualsiasi comunicazione, qualsiasi richiesta di informazioni. Noi infatti ci chiediamo quanto sia poi autentica, no, la volontà di muoversi in questa direzione. Cioè, pensiamo soltanto alle spese telefoniche, no, a tutte quelle compagnie che non potrebbero più lucrarci, perché adesso c'è Skype, c'è Viber, ancora di più è l'ultimo arrivato, il nuovo arrivato. Incrociamo le dita perché finora ci hanno veramente spremuti come limoni, per cui sarebbe il caso riuscissimo a prenderci qualche rivincita. E il succo è finito, peraltro non c'è più nulla da spremere. Quale riscontro avete avuto voi? C'è ancora dello stupore, perché era una cosa fino a pochi giorni fa non utilizzabile, e non tutti magari sono al corrente di questa piccola rivoluzione che è avvenuta, per cui quando automaticamente ormai i mezzi tecnologici ci dicono, addirittura ci avvisano quando c'è una rete libera disponibile, e allora ci guardano e dicono: ma posso usarla? Cioè, sì, è lì, quindi accedi tranquillamente. E quindi la risposta è assolutamente positiva, ed è tra l'altro salutata con un favore, con un entusiasmo che per fortuna è arrivata tardi, ma insomma ci si è arrivati. Grazie Paolo, grazie ancora. No, è stato un piacere, e quando volete siamo qua, liberi e aperti come il nostro wifi.